sono appena concluse le conferenze delle tre e siamo qui per fare un po' il punto della situazione assieme ad Aligi e a Mattia e cerchiamo di rispondere alla domanda che è un po' sulla bocca di tutti, ovvero chi ha vinto? Qual è la conferenza migliore? Aligi? Beh, è stata una tre molto particolare per un semplice motivo. La casa che ha vinto la conferenza migliore, la casa che ha fatto la conferenza più esaltante, più divertente, non ha vinto le tre, ha vinto Sony, nonostante una conferenza inizialmente davvero noiosa, davvero fatta male, che si è ripresa poi con un colpo di reni mostruoso dopo la prima ora, dovuto all'hardware, perché Sony ha vinto sull'hardware, non sul software. Ha presentato una console che è esattamente quello che gli chiedevano i suoi utenti. Niente connessione fissa, niente blocco dell'usato, solo giochi e a parte la discrepanza dell'online stavolta da pagare, i vantaggi su Microsoft sono davvero enormi. Poi 100 euro di differenza tra le due console sono una bella mazzata. Insomma, Sony ha vinto nonostante la conferenza più bella sia stata quella di Microsoft. Proprio per questo adesso iniziamo a descrivere la conferenza di Microsoft, che è una di quelle che comunque ci ha sorpreso più positivamente, nonostante le problematiche appunto legate all'hardware. Passo la palla a Mattia, che inizierà a parlarci appunto di tutto questo. Grazie Aligi. Sicuramente a livello di giochi possiamo partire con diciamo il titolo più importante, il titolo più in vista di quelle tra le esclusive Microsoft, che è sicuramente Titanfall. Titanfall è il primo lavoro degli ex Infinity Ward, ovvero Respawn Entertainment, fondati da Wesker e Zampella, che appunto hanno lasciato la famosa software house che ha dato i natali alla serie Call of Duty, che insomma ha incontrato un successo clamoroso, e si presenta adesso con questa nuova IP che offre diciamo una doppia prospettiva sul mondo degli FPS. Da una parte c'è l'FPS tradizionale che ci vede imbracciare il fucile e scontrarci con altri giocatori, ovviamente sia single player che multiplayer, e dall'altra parte invece abbiamo la possibilità di salire a bordo di potenti robottoni da utilizzare nel migliore dei modi con tutti i loro potenziamenti e le loro super armi. Altro titolo che ha suscitato la nostra attenzione è Rise Son of Rome, un titolo sviluppato da Crytek che si mette al lavoro su un action adventure in terza persona che ci porta nelle atmosfere dei soldati romani, e quindi ci troveremo a impersonare questo soldato che brandisce spada e scudo, e nella demo che abbiamo potuto vedere alle tre si trova a fronteggiare insieme ai suoi commilitoni un'invasione per abbattere diciamo la fortezza nemica e conquistare quindi il territorio. Io passerei invece ai grandi titoli di Microsoft. Il primo, un titolo first party, parliamo di Forza 5. Forza 5 era già stato mostrato alla conferenza di reveal di Xbox One e qui abbiamo visto un po' più di immagini. Ovviamente parliamo di un titolo molto importante, un titolo che sicuramente cercherà di mantenere gli standard qualitativi dei precedenti capitoli della serie. Un po' ho sentito la mancanza di Jeremy Clarkson, che aveva in qualche modo conquistato il pubblico con il precedente capitolo. Inoltre abbiamo visto anche The Witcher 3, che arriverà su Xbox 360 e sarà una sorta di esclusiva per console, perché ovviamente ci aspettiamo che il gioco arrivi anche su PC, lo studio che lo produce è tradizionalmente legato al PC. Comunque due grandi titoli che hanno in qualche modo reso molto molto interessante questa conferenza. Aligi. Io mi butto sulle esclusivissime, cioè su quelle proprio di Xbox One, quelle note di cui si è visto poco, cioè il nuovo Halo, che non si chiamerà a quanto pare Halo 5, ma utilizzerà ancora lo stesso trucco dell'Xbox One, ovvero torna all'uno, torna Halo Combat Evolved, e che vede un Master Chief nel deserto a mo' di Kenshiro, il cui ruolo stavolta non conosciamo ancora, vedremo. Poi Quantum Break, che è già stato visto, è già stato notato da molta della stampa, misto con una serie TV, non si sa ancora nulla, si è vista solo una cutscene, si scoprirà di più durante le tre, lo scopriranno i nostri inviati. Poi Killer Instinct, che mi ha fatto sbavare come un bambino di 10 anni, perché io sono un appassionato di picchiaduro e lo volevo rivedere da tanto tempo, sembra ancora spettacolare come i precedenti, ma senza sangue, quindi molto più per il grande pubblico, insomma, non so se sarà una cosa negativa oppure no, si vedrà. E poi Project Spark, probabilmente il video più interessante della conferenza, una sorta di misto tra Little Big Planet, RPG Maker, in qualunque sandbox, dove al giocatore viene data libertà assoluta di sviluppo della mappa, dell'avventura, dei personaggi, dei poteri, tipo Zap, insomma tante belle cose, e ci piace un sacco. Poi chiaramente la conferenza si è chiusa con il prezzo che è una bella mazzata, 500 euro,
però comunque non arriva alle bordate del 699 di Ridge Racer e di quella famosa conferenza Sony che nessuno si dimenticherà mai più. Probabilmente la conferenza che ha condannato il lancio esatto, di PlayStation 3. Il lancio di PlayStation 3 l'ha costretta alla rincorsa per tutto il resto della sua esistenza. Però comunque è stata un'ottima conferenza, molto probabilmente la migliore di tutte le tre di quest'anno. Siamo contenti di quello che abbiamo visto. Riuscirà comunque tutto questo ben di Dio a risollevare le sorti della console? Non lo sappiamo, solo il futuro potrà dirlo. Intanto è il caso di passare alla seconda, cioè quella di Electronic Arts. E a questo punto è il turno di Lorenzo. Sì, la conferenza di Electronic Arts si è aperta in un modo abbastanza inaspettato perché è iniziata con un gioco della serie Plants vs. Zombie, in particolare sottotitolato Garden Warfare. Sembrava quasi un titolo di uno sparatutto, infatti avevamo subito commentato dicendo ok, è un altro sparatutto a marchio Electronic Arts, e invece no. Si tratta di una specie di titolo Tower Defense con una grafica molto carina in terza persona in cui si possono cambiare le piante ed è possibile combattere contro gli zombie in una sorta di action game molto diverso dal puzzle game a cui ci aveva abituato la serie di PopCap. Poi abbiamo visto Mirror's Edge 2, lo sapevamo, lo avevamo intuito che in qualche modo Mirror's Edge 2 sarebbe stato presentato, però ci ha fatto molto piacere rivedere il ritorno di questa grande serie. Unico dubbio, abbiamo tutti sperato che la buona Asia Argento questa volta sia lasciata fuori dal cast, è vero, stiamo sperando che il doppiaggio... Non lo fate, non la riprendete. Speriamo che Electronic Arts prenda una decisione diversa per quanto riguarda il doppiaggio italiano del gioco. E infine chiudo perlomeno il mio intervento con Need for Speed, che devo dire la verità non ci ha impressionato tantissimo. Sembrava un po' il classico gioco della serie, niente di particolare, grafica ovviamente un po' pompata, next gen, però alla fine era il solito Need for Speed, ovviamente collaborazione con Criterion, quindi gioco più vicino alla serie Burnout, però nulla di veramente nuovo. E a questo punto passerei la palla a Mattia. Grazie Lorenzo. Anche per quanto riguarda Electronic Arts abbiamo avuto, diciamo, la nostra grande sorpresa, che è stato un po' Star Wars Battlefront, che era nell'aria che ci sarebbe stato un nuovo titolo Star Wars, però non si sapeva bene come era finita, soprattutto con la questione di LucasArts. Invece diciamo che Electronic Arts ha rasserenato gli animi e montato l'hype degli appassionati con un nuovo titolo su Star Wars, di cui però attualmente sappiamo davvero poco. Restiamo su DICE e andiamo a parlare di un altro ben noto titolo, anzi un altro ben noto franchise che ha milioni di appassionati in tutto il mondo, ovvero Battlefield, che è stato mostrato nella sua veste multiplayer, impressionando davvero la platea, perché è stata mostrata una partita in un livello dove erano presenti ben 64 giocatori, che per quanto riguarda il quarto capitolo della serie sarà un numero di giocatori raggiungibile anche sulle console di nuova generazione, a differenza di quanto era stato per Battlefield 3, in cui 64 giocatori erano raggiungibili solo su PC. La prova... Insomma, Battlefield 4 ha mostrato i muscoli, con una grafica che anche in multiplayer, sebbene sia scalata rispetto al single player, dà comunque il suo bel colpo d'occhio. Inoltre sembra interessante la presenza di molte scene scriptate, come ad esempio abbiamo visto il crollo di un super palazzone, che è stato davvero molto spettacolare e ha dato la possibilità ai giocatori di usare anche feature secondarie, come ad esempio il paracadute, per lanciarsi dall'ultimo piano e salvarsi dall'inesorabile crollo di questo super palazzone. Passo la parola ad Aligi, che ci parlerà dei titoli sportivi di cui EA diciamo che è maestra e ha un'esperienza quasi inarrivabile. Ecco, io sono proprio la persona giusta per parlare di sportivi, per dire, però di due è il caso di parlare, perché gli altri sono noti, sono i soliti FIFA, i soliti Madden, eccetera eccetera, però ci sono due grosse novità quest'anno. Primo, Electronic Arts si è accaparrata la licenza UFC, cosa di cui sono molto contento perché personalmente ho apprezzato molto EA MMA, lo ritenevo molto ben fatto a livello di gameplay. E poi ritorna NBA Live. NBA, dopo tanti anni, dopo praticamente il dominio incontrastato di 2K, finalmente ritorna tra noi con l'Ignite Engine, che promette meraviglie almeno su Next Gen. Si vedrà se riusciranno a recuperare appunto la posizione perduta. E poi chiaramente quello che è stato il reveal per me più interessante in quanto appassionato di GDR è stato Dragon Age Inquisition, di cui si è visto pochetto a parte il ritorno di Morrigan, cosa chiaramente molto molto grata agli appassionati, però si è visto pochetto a livello di gameplay, quindi si poteva far vedere un attimino di più. Si spera che magari nel boot si scopra qualche informazione aggiuntiva, lo scoprirete comunque sulle nostre pagine più avanti. Chiuso così con Electronic Arts, passiamo all'altra grossa software house, Ubisoft.
L'azienda francese ha aperto la conferenza con Rocksmith. Torna Rocksmith, un gioco che è stato votato come il metodo per imparare la chitarra migliore del mondo. E in effetti, io lo dico da chitarrista, sono 15 anni che sono la chitarra, Rocksmith è effettivamente impressionante da questo punto di vista. E si è vista una sorta di integrazione con altri strumenti musicali, batteria, basso, eccetera, tastiera. Che però non ho capito bene se verrà in qualche modo integrata con altri strumenti oppure no. Sembra di no. Sembra che sia tutto controllato tramite la chitarra. Vedremo. In ogni caso, il gioco è molto interessante e sono contento che proseguano con questo franchise. L'altro grande titolo di mio personalissimo interesse è South Park. South Park The Stick of Truth. Gioco acquisito dalle ceneri di THQ, dopo il fallimento di THQ, che era promettente ai tempi di THQ ed è ancora molto promettente sotto la nuova guida di Ubisoft. Trey Parker e Matt Stone, i creatori della serie, sono ancora attivissimi. Il trailer che è stato mostrato è ancora molto divertente, quindi francamente credo che sia uno dei giochi che attendo di più. Lo vedremo verso Natale. Mattia. E non sei l'unico ad aspettare South Park, perché mi sa che siamo in tanti. Ubisoft ha anche presentato il suo racing game, che sembra che quest'anno non possa mancare, in quanto tutti i publisher nelle loro conferenze hanno mostrato il loro titolo di corse. Il titolo in questione si chiama The Crew, e ha fatto il suo esordio proprio alla conferenza, e si tratta di un racing game votato all'arcade. Quindi ambientato in un open world dove sono ritratte le città di New York e Miami, che a quanto si è visto dallo show floor sembrano fatte davvero molto ma molto bene. Si tratta di un open world appunto, quindi grandi strade percorribili con cui dare vita sicuramente a delle gare mozzafiato da vincere all'ultima sportellata. Altro titolo che sempre riguarda, diciamo, il mondo dei motori è Trials, che è stato presentato in doppia veste, una per home console, dedicata alle home console, l'altra console portatili, nel caso PlayStation Vita. E ovviamente Trials, diciamo che ha fatto la gioia degli appassionati per il suo motore fisico che è quasi inarrivabile. E mi piglio la parte un po' più noiosa della conferenza, a parte un fattorino, cioè la parte della roba già vista, che poi noiosa tanto non è, perché alla fine sono dei gioconi, visto che considerato che comunque stiamo parlando di Watch Dogs, che tutte le volte che viene mostrato è, per dirla con grande delicatezza, una figata interstellare. e poi chiaramente Tom Clancy Splinter Cell Blacklist, titolo più lungo del mondo, che ci riporta nei panni di Sam Fisher. Un po' più action sembra stavolta, però sembra che ci sia anche grossa enfasi sullo stealth, quindi probabilmente anche gli amanti della serie saranno soddisfatti. E poi chiaramente si passa a Rayman Legends, titolo che ha avuto grosse controversie attorno per la storia di Wii U, che del fatto che doveva uscire mesi fa, e poi è stato costretto praticamente Ansel a portarlo su tutte le piattaforme. Però sembra ancora un gran gioco e quindi siamo solo contenti del fatto che esca, detta terra terra. E poi chiaramente passiamo alla grosso reveal della giornata, che è la parte finale della conferenza, che ha stupito un po' tutti, che è il nuovo titolo della serie Tom Clancy, dove di Tom Clancy non sappiamo quanto ci sia, perché di solito o non interviene proprio o ci mette solo la storia. Sembra ci metta la storia, cioè The Division, che tratta di una pandemia a livello mondiale e di una squadra che appunto deve intervenire per salvare il pianeta, e sembra uno shooter in terza persona ma con grosse varianti, tantissimi gadget, una grafica curatissima, uno sviluppo del personaggio molto 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 profondo, molto complesso, e soprattutto è stato descritto come un misto tra un GDR e un MMO, un'esperienza social comunque cooperativa complessiva, dove chiunque può entrare e partecipare appunto alle azioni di squadra. Sembra davvero interessante, sembra davvero ben fatto, siamo curiosi di vederne di più. Archiviamo la conferenza di Ubisoft e passiamo a Sony, e a Sony la lasciamo in mano a quest'uomo che si è fatto la nottata in streaming cercando di seguire la conferenza delle 3 di notte fino alla sua conclusione. Un uomo, un eroe, Aligi. Un uomo morto che cammina, perché ho dormito 2 ore nette, non so se si nota. No, i capelli sono sempre così, ragazzi, non vi preoccupate. Però è stata una conferenza davvero... è stata una conferenza per metà disastrosa e per metà eccezionale. Qualcosa di veramente strano è accaduto alla conferenza Sony, perché ricordo come se fosse ieri, infatti era tipo 2 ore fa, la prima ora, e è stata massacrante, noiosissima, terribile, a livello della presentazione di Xbox One. Cioè, TV, abbiamo tanti bei servizi, cose già viste, noia mortale. Poi, così, come per magia, è cambiato tutto e Sony ha dato appunto sto colpo di reni terrificanti, dove ha mostrato
tutte le cose che la gente voleva, tranne The Last Guardian, che ormai è disperso nell'area. Ha mostrato il nuovo Final Fantasy, che Final Fantasy vs 13 rinato, come si vociferava a Final Fantasy 15. Ha mostrato Kingdom Hearts 3, che la gente non si aspettava minimamente, anche perché ormai anche quello sembrava fosse diventato un vaporware. Quindi Square ha praticamente fatto il botto dopo aver fatto una comparsata, dopo la famosa comparsata del Please Be Excited, stavolta siamo excited. E dopo ha fatto vedere ancora titoli multipiattaforma ma di grande qualità, cioè Watch Dogs, ancora una volta con una lunga dimostrazione del gameplay, e poi tutti i titoli già mostrati, già quelli già visti, che però sono stati furbescamente mostrati con una carrellata piuttosto rapida. E chiaramente siamo passati a uno degli highlight della serata, che è stato il gameplay di Destiny, che tutti aspettavamo, che è sembrato davvero molto interessante, un progetto online di altissimo livello, come tipico di Bungie, davvero ben fatto, davvero curatissimo in tutto, aspetto grafico, gameplay, molto interessante come si inseriscono i compagni nell'azione, insomma, davvero multipiattaforma di un certo livello. Se ho da criticare una cosa sulla seconda parte, il fatto che si è trattato forse troppe volte della solita parola content, niente giochi, solo contenuti aggiuntivi di scarsa importanza, anche un costume di Batman Arkham Origins, che diciamocelo chiaro, non ce ne frega una mazza di avere un costume in più, noi vogliamo giochi, la PS4 li ha, l'hardware è supremo rispetto a Xbox One per un semplice motivo, non lo connetti, e puoi dare i giochi usati a chiunque vuoi senza limitazioni di alcun tipo. È una botta terrificante, unita al prezzo inferiore, che infatti Sony ha preso al volo facendo un video su YouTube che è veramente un calcio negli stinchi a Microsoft di proporzioni cosmiche, che ha già ricevuto non si sa quanti like, dove fanno vedere le istruzioni per dare i propri giochi ai propri amici, ed è semplicemente dare il proprio gioco al proprio amico. Però per il resto, niente, Sony con questa botta ha vinto grazie al suo hardware. Il suo hardware ha dei grossi vantaggi rispetto a Xbox One. E poi c'è il ritorno del Plus, PlayStation Plus, che è un'altra bella notizia, grandissimo servizio che negli ultimi anni ha devastato tutti gli altri e che stavolta però è obbligatorio per giocare online. Sarebbe una cosa negativa se non fosse che il PlayStation Plus quei 5 euro al mese li vale veramente, lo ha dimostrato ampiamente, e tutto quello che si ha viene mantenuto. Adesso bisogna vedere se magari la cosa si legherà a Gaikai, cioè il cloud, certo, system, perché sembra che la retrocompatibilità, che non esiste, sia stata sostituita dal cloud, cioè da Gaikai. Direi che concludiamo con l'ultima conferenza che si è svolta il giorno dopo rispetto a tutte le altre conferenze, che è la conferenza Nintendo. La conferenza Nintendo che era una non conferenza, perché era un Nintendo Direct, ovvero un evento preregistrato che è stato mandato in streaming. Diciamo che siamo abbastanza contenti, perché Nintendo, l'avevamo detto, aveva necessità di risollevare le sorti della sua console, e lo ha fatto presentando i titoli first party che ci aspettavamo, tutti tranne uno, vediamo quale. Avevamo detto che avrebbe presentato un nuovo Smash Bros, e lo ha fatto, un nuovo Smash Bros per Nintendo Wii U e per Nintendo 3DS, quindi c'è la novità, la serie diventa anche portatile. Poi si era detto di un nuovo Super Mario in 3D, e c'è, si chiama Super Mario 3D World. Non è un vero e proprio nuovo Super Mario Galaxy, non è un nuovo franchise completamente in 3D per Nintendo Wii U, ma è un'estensione di quanto realizzato su Nintendo 3DS che arriverà anche sulla console casalinga di Nintendo. Dopodiché ci aspettavamo Zelda. A dire la verità, ci aspettavamo un nuovo Zelda, uno Zelda completamente inedito per Wii U. Invece è stato ripresentato The Wind Waker in HD, che comunque, dalle immagini che abbiamo visto, è un gran bel vedere. È stato fatto un restauro davvero molto molto preciso. Poi abbiamo visto alcuni titoli second party, third party, in particolare abbiamo visto The Wonderful 101 e Bayonetta, i due titoli Platinum che tutti stiamo aspettando e di cui dopo la presentazione di oggi siamo ancora più contenti, perché si è visto davvero molto e molte belle immagini, anche qualche pezzettino di Bayonetta che non avevamo visto perché si erano visti soltanto pochi trailer. E infine abbiamo Mario Kart 8, l'ottavo Mario Kart, che in qualche modo combina tutto quanto fatto in passato con un nuovo elemento, ovvero ci saranno dei kart antigravitazionali che potranno scorrere sulle pareti delle piste e compiere delle nuove azioni. Ovviamente la formula è rimasta immutata, però da un punto di vista grafico e da un punto di vista di nuove aggiunte di gameplay, il gioco sembra ancora molto divertente.
Bene, direi che abbiamo fatto un po' il punto della situazione, ma non è finita, vero Mattia? Esatto Lorenzo, ragazzi, noi vogliamo ricordarvi di stare con noi, perché ogni giorno pubblicheremo tonnellate di articoli, provati, anteprime, video, direttamente dallo show floor di Los Angeles. Oltretutto, ogni giorno ci sarà questo bel recap quotidiano video fatto direttamente da noi in redazione, quindi seguiteci perché la home è sempre piena di contenuti. Sì, restate con questi uomini di beltà infinita e soprattutto in forma smagliante dopo l'ultima serata. Restate con noi per tutte le tre, i nostri inviati saranno attivissimi, ci riempiranno di articoli, insomma, passate le tre con noi, non ve ne pentirete. Ciao ciao a tutti, peace and love, noi andiamo a farci una dormita che ne abbiamo veramente bisogno. Ciao! Ciao! Ciao.